Buongiorno! Buongiorno, siamo sulla strada per Bertinoro e stiamo andando a casa della famiglia Raspadori e della signora Giovanna per una nuova puntata di A Pranzo con Te, un po' speciale. Infatti oggi il paese sulle colline di Forlì festeggia una delle sue feste più tipiche, la festa dell'ospitalità. Con Te ci porta a casa delle signore locali per scoprire la preparazione di un pranzo in famiglia dalla spesa al caffè. Oggi siamo a Bertinoro per una puntata speciale dedicata alla festa dell'ospitalità, una tradizione che risale al 1200 e racconta la più tipica accoglienza regionale. Ad aspettarci c'è la signora Giovanna, indaffarata con gli ultimi preparativi. Allora, è una gran bella festa, però impegna parecchio, eh. Immagino, ma lei da quanti giorni è che sta cucinando? Ma qualche giorno. Ma comunque mi dà una grossa mano anche mia sua nuova, Dai passatelli al latte brûlé, il menù del nostro pranzo è tutto dedicato ai sapori di Romagna ed è davvero prelibato. Pare infatti che per la famiglia Raspadori questa ricorrenza sia importante quasi come il Natale. Il brodo di gallina, eccetera, eccetera, e i passatelli, che quelli li faccio tutti gli anni, perché io non mi spezzarisco in cose che, cioè, di altre regioni. Sì. Io faccio il menù della mia tradizionale. Romagna. Giusto. Perché poi tutti gli anni succede che gli ospiti sono diversi, certo. Quindi non è da dire tu sei venuto, esatto, adesso, vieni anche quest'altra volta, certo. Chissà chi capiterà quest'altra volta. E allora io mi spizzarrisco sulla mia Romagna e poi faccio le tagliatelle al sugo, che quelle sono della Romagna, e poi come secondo ce ne sono diversi, adesso vi faccio vedere. È una delle famiglie più longeve dal punto di vista dell'ospitalità, proprio perché di sicuro dal 1954, perché mio marito è nato il 5 settembre, poi guarda, grande, era ieri, avuto del 1954. Repubblica, medaglia d'oro. Non so se sapete la storia della colonna, no? Era posizionato nel Medioevo nel centro della piazza. Alla base della colonna ci sono 12 anelle grandi così. Ognuna di queste anelle era di proprietà di una delle 12 famiglie in vista del paese. Per poter avere informazioni, la cosa che veniva più comoda era che quando arrivava un forestiero poteva avere come ospite lì. Chiedere cosa succedeva nelle altre parti del mondo era un valore. Cosa succedeva? Che a sorpresa scendeva di cavallo, ovviamente trovava la colonna nel centro della piazza con le anelle, quindi pigliava le prime del cavallo di queste anelle. Allora a quel punto uscivano i paggi e il forestiero si trovava così da me a diventare ospite. Ecco che arriva il nostro turno nel rito dell'ospitalità. Ci chiamano alla colonna per prendere la busta e conoscere ufficialmente il nostro ospite, il signore Emanuele Raspadori. Vogliamo andare? Dopo il rito dell'ospitalità arriva il momento del rito di A Pranzo con Te, la consegna del grembiule alle nostre cuoche. E che onore scoprire che tra di loro c'è anche una Marietta di casa Artusi. Il problema mio sa cos'è? Mio padre mi ha sempre detto che come ingegnere sono un gran buon avvocato. Vabbè, almeno l'inizio della Divina Commedia in romagnolo. L'inizio della Divina Commedia in romagnolo, ce l'ho. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che era diritta via a Resmarì. Thank you.
il momento di mettersi a tavola e dopo un brindisi alle cuoche la nostra allegra brigata si dispone attorno al grande tavolo quadrato, pronta a gustare i famosi passatelli e le tagliatelle di Giovanna. Quanto ci ha messo a fare tutte queste tagliatelle? Ho cominciato della verità giovedì pomeriggio a organizzare un pochino. Complimenti. Mi ha dato una mano quest'anno, quindi sono andata bene. Lei è nelle mariette, quindi lei è più... Io sono più semplice, più alla buona, come si era una volta. Mi piace molto la cordialità, mi piace parlare semplicemente, fare le cose semplici, tutto così. Sono una romagnolaccia, Allora questo repubblicano, capo repubblicano, dice, in mezzo alla gente, in mezzo ai comunisti, dice: tu prete spretato, sta zitto che racconti delle bugie. Gli dice qui. Alla Pepone, cioè era roba alla Pepone. Tra chiacchiere, barzellette e ricordi, il pranzo scorre in allegria. È già il tempo dei secondi, arrosti di maiale coniglio e un'altra specialità di Romagna, la salsiccia ubriaca al sangiovese. Ma non è finita qui. Per chiudere in bellezza, una squisita bavarese al pistacchio, biscottini e latte brûlé. Tutto rigorosamente fatto in casa. È più morbido e quindi è molto buono. È meno bello da vedere, ma più buono da mangiare. Prima di andare non possiamo non lasciare il nostro saluto alla famiglia sul loro personale libro dell'ospitalità, dove ogni anno raccolgono i ricordi dei propri ospiti. Grazie di cuore a tutta la famiglia Raspadori per aver condiviso con noi questa bella giornata e arrivederci a tutti con una nuova puntata di A Pranzo con Ter.